Buongiorno! Ciao! È da un po' che non prendo la fotocamera e filmo e nulla, siamo ad Onoratico, siamo a Marina di Castelnuovo Carducci in villeggiatura. Siamo qui circa 3 settimane con tutta la famiglia di Jimmy e nulla, oggi ho pensato di prendere in mano la fotocamera e chiacchierare un pochino. Oggi è una giornata un po' bigia, piovigina, eccetera. Sono 2 giorni di brutto tempo, si beccano sempre e quindi nulla, ho voglia di fare qualche video così, ad esempio aggiornarvi su alcune cose, tra cui la mia passione dell'uncinetto, che tra parentesi continua. Non so se vi avevo aggiornato su quando quest'inverno, sì, avevo fatto una fascia in ciniglia, l'ho fatta a me marrone, mentre mia mamma sul verde, e sono venute perfette. E adesso ho proprio voglia di farmi un costume. Ci impiegherò un mese a fare il costume, pronta per la fine dell'estate, ma dettagli. E basta, vi porto con me in questi giorni, un vlog normale, anche un po' per faccio questi video anche un po' per poi riguardarmeli in futuro e ricordarmi come sono stati quei giorni, cosa abbiamo fatto. Siamo qui da 4-5 giorni, abbiamo fatto tantissime cose e un po' mi dispiace non averle filmate, quindi vi porto con me, vi farò vedere. Per il momento questa mattina non faccio niente, siamo in casa. Finiamo un po' di lavorare, abbiamo dei lavori da finire, da portare avanti e basta, ci godiamo la giornata. Iniziamo con queste clip che ci riportano a Il Cappellaccio. Questa è una pizzeria che si trova a Castagneto Carducci, che per me e Jimmy è storica. Qui io e Jimmy abbiamo una foto risalente a ben 8 anni fa ed è ormai tradizione ritornare ogni anno, prendere esattamente le stesse cose, il gusto della pizza si può variare e fare esattamente le stesse foto come ho fatto 8 anni fa. E paragonarle. A proposito, ci mettiamo anche gli stessi vestiti. Io il vestito lungo, lui la stessa polo, lui cambia i pantaloni, questa non mi va, però sì, abbiamo questa tradizione, per noi è forse la cosa più romantica che facciamo e la adoriamo. Jimmy Ci sei? Docet. Ah, Sabri Crostone. Fai sempre sì Vittoria. E via. Dopo la bruschetta abbiamo il pane, no, il Il crostone crostone in pucciato. zuppa. Una fetta. Dici è grande? Faccia. È sufficientemente grande? Buongiorno, sono qui pronta a fare colazione e vi volevo far vedere, aspetta, come preparo questa grandissima, fantasmagorica, difficilissima colazione. Chi mi segue da tanto tempo se le ricorderà, perché questa è praticamente la colazione più facile e veloce e pratica che esista. Infatti è yogurt. Allora, io utilizzo yogurt greco o skyr, dipende da ciò che c'è a disposizione. Però lo allungo con un po' di latte di soia, aggiungendo dei semi di chia. Questa è la base su cui adesso aggiungo i toppings. Mi sono portata una sacchettata di dispensa da casa, così che ho anche un pochino svuotato, e qui ho di tutto. Inizio mettendo dei cereali. Quindi ad esempio farro soffiato, oppure fiocchi d'avena, ce n'è per tutti i gusti. Io oggi vado di soia crispies e farro. Aggiungo una pesca,
Questa stagione di pesche, l'estate, ma soprattutto queste che sono proprio di qui, sono buonissime. Le pesche, mi raccomando, mangiatele solo se sono morbidine al tatto. Cioè, non mangiatele se sono dure, perché le pesche dure non sanno veramente di nulla. Ve lo dico col cuore in mano. Una pesca dura è molto molto triste. E adesso finisco con altri toppings, scaglie di cocco, sempre di Coro, cocco rapé, cocco già tostato, ebbene sì, scioccante, la mia colazione è terminata, è pronta. Io, la mia colazione, il mio tè, io adoro quello ai frutti rossi e il silenzio, gli uccellini che cantano, gli alberi, mi dà un sacco di pensieri, o comunque mi ispira un sacco cavecchia, cioè mi immagino io nella mia casa in campagna, quella che sarà a fare colazione fuori all'aperto con i miei uccellini, le mie cinguette, mi danno buongiorno. Mi sento molto... chi era quel personaggio che parlava con gli uccellini? Mi sa la Bella Bestia, no? Vabbè, Cenerentola forse, probabilmente, però insomma, vabbè, andiamo avanti. Il nostro eroe con la ciambella. Al centro, mi raccomando. Ta 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 ta. Oggi che il vento si è un po' placato e anche il mare, invece abbiamo provato surf con scarsi risultati. Facciamo schifo! Ah, ok, scusate, momento Baywatch, Jimmy. Vai, Eva, vai. Dammi di più. Che surfista! È l'unica cosa che sai fare, uscire dal mare. Oh, vai, wow. Già io sono una pippa, non c'ho pure le onde. Ah sì, il problema sono le onde, effettivamente sono poche. Pippa, più zero onde. Sì. Che fai? Ammazzo il tempo. No. Finalmente siamo in fase progettuale della casa. In teoria oggi dovremo definire, se non quasi praticamente, tutto il progetto. Progetto? Architettonico. Ecco. Ma mi sa che sono sparaflesciato. Ah, oh, tanto sono sempre tu, Jimmy, quel che sia. Sempre tu, sempre io e te. A mo' di divinità. Sempre io e te. Sì. Questo è stato il nostro letto per le ultime 2 settimane, in mezzo a tutto. Ciao lettino. Volete sapere che sono riuscita a fare la spaccata? Ce l'ho fatta, raga, non so come, ma io la spaccata da questa casa. Invece ho un po' di pratica.
A volte mi sono allenata da sola, a volte, molto spesso devo dire, mi sono allenata con la sorella di Jimmy, l'ho fatto un po' da coach, no, ci siamo divertiti ad allenarci insieme, e ben una volta siamo riusciti a fare cardio e coinvolgere anche Jimmy. È stato bellissimo, io amo sudare sotto il sole, sotto il caldo, e lo so, sono strana, ma è una cosa che mi fa sentire veramente, veramente viva. Faccio vedere un highlight di questa settimana, che sono le unghie. Ho conosciuto questa ragazza a Venturina Terme, che è bravissima e soprattutto ha una mano pazzesca. Ha fatto a me prima le unghie, mi ha fatto le palme e fenni, e ragazze, quando sono tornata a casa Jimmy se n'è innamorato, tanto che l'ho portato e anche lui si è fatto le unghie con dei motivi geometrici da architetto, super minimal. Okay. In questa direzione, sì. L'altra vicino, quindi anche quella decentrata, che parta da una parte, non tocca l'altra, sì. Stessa cosa, parte da sopra e non tocca il fondo. Oh, però io che incrociano, un compito sì, a casa. Praticamente fa una specie... Tanto che penso che me le farò anch'io uguali, perché sono bellissime. Cioè, Jimmy era nel suo paradiso, in quanto un chiacchierone, lo sapete, e cioè... È arrivato lì e comincia a parlare a raffica un'ora, è bellissimo, e sono super fiera di lui che non si è lasciato prendere dai luoghi comuni, da quello che è normale fra virgolette, e si è lasciato andare. Un po' mi immedesimo e un po' capisco le difficoltà che possono avere gli uomini in cose del genere, perché magari magari dentro di loro pensano vorrei provare a farlo, però poi magari si sentono a disagio nel andare a farlo veramente, e quindi magari cercano un po' qualcuno che li sproni, che li aiuti, che li sostenga nelle loro scelte, magari anche contro chi poi li giudica male o gli dice qualcosa, cioè che sia dalla sua loro parte, dalla sua parte, in questo caso di Jimmy, e che risponda anche a tono a queste persone, cercando di non condizionarlo o cercando di proteggerlo, insomma di supportarlo. E sono stracontenta di essere stata per lui questa persona. A lezione di stile da Jimmy. Yeah. Te le invidio tantissimo. Spettacolo. Questo mi piace molto, questo. Wow. Bravo. Sei felice? Sì. Lezione di stile. Allora, tienimi pronta anche la mano di là. E poi a fine giornata non sono assolutamente mancati aperitivi, apericene, vino, vinelli, di frutto, al tramonto, al calare del sole, in spiaggia, per terminare queste giornate stupende. Siamo stati un bel po' di volte a cena fuori, abbiamo provato diversi ristoranti della zona di Donoratico e San Vincenzo, e ci siamo veramente divertiti. Abbiamo mangiato anche a casa, ovviamente, a volte delle cose più basic, a volte delle cose più elaborate, per non parlare di una delle mie cose preferite in assoluto, la pizza in spiaggia. Wow, guarda che location. Si va a cena. Il nostro sport preferito. Grazie, prego. Bicchierina, il gelato di pasta fillo con crema di pollo. La maionese è fatta da loro. Si dovesse freddare, non va bene la cottura, lo mettete nel piatto e pezzi, si rimette. Quattro pezzi di cottura. Certo, se wow. Si riprende. Perché ormai poi tra l'altro prima è stato fatto tutto un... Ma è mio! Cosa vuoi è mio? Vuoi un pochino, Ne vuoi un pochino, Pistacchino! Stasera... Fare una sudata, povero Giacomo! Pizze! Al tramonto! Due vegetariane, quindi tutto più vegetariano. Sì. La medici, la vegetariana. Siamo sei. Ma con due sacchetti. Qui c'è quelle... Ah, non so se siamo di più tavola pizza. Ce n'è una per coppia. Anche tu, la pizza, giusto?
Ovvio. Come siamo belli stasera. Cosa si prova a essere bella, così? Bella, ti piace, grazie. Cosa si prova a essere così bella? Lei è sempre bellissima. È sempre, no, ho fatto una gaffe. Lei è sempre bellissima, mi scusi. Ma cosa si prova a essere sempre bellissima? Allora, questo sbrilluccio c'è sopra la polverina. Poi porfa, è difficile. Mettilo in una parte. Cioè, se non lo fai bene, ci vuole il sale. Insomma, Matteo, che ti aveva detto il babbo? Sì, ci vuole adesso, scondi. Il babbo mi ha detto tutto a posto. Brava. Anche adesso non so se ti guarda, a me fa impazzire. Bella, madonna. A me non piace la granita, preferisco il gelato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un commento facendomi sapere qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più di questo video. E noi ci vediamo nel prossimo video, in un prossimo vlog. Tante cose da raccontarvi. Anzi, so già quale sarà il prossimo video, ma non posso dire niente. Ma dico che sarà della giornata di Ferragosto. La nostra giornata di Ferragosto un po' alternativa. Ciao ragazzi, un grande bacio. Buone vacanze!